Giorno 26 aprile, siamo al Flodine per la partenza e l'itinerario che ci porta a Monza. Fai vedere i lardominali, dopo faccio vedere anche i miei e via. È il 26 aprile, secondo itinerario che da Spalato, passando da Mostar, ci riporterà a Signe, che praticamente in linea d'aria è a 40-50 km da Spalato, però noi faremo un giro più largo, quindi andremo sulla riviera di Makarska, da lì saliremo per andare verso Mostar e poi rientreremo da un paio di laghetti che si trovano in Erzegovina per poi rientrare in Croazia nel tardo pomeriggio. Giornata bella, a Mostar dovrebbe essere nuvoloso, mettere qualche goccia di pioggia. Oh, speriamo che ci vada bene come ieri. Ora abbiamo appena passato Stobrec ed ora vediamo questo veramente molto rilassante. Vi ricordo che siamo a fine aprile, quindi è tutto un po' deserto, non perché non venga gente, ma perché non è proprio il periodo. Qui inizi a vedere un po' di gente da fine maggio, metà maggio, fine maggio a ottobre. Per il momento il gruppo è ancora tutto bello compatto. Abbiamo trovato un po' di traffico in strada dato dai lavori stradali, senso alternati di marcia, semafori, insomma è stata dura. Ah, guardate lì, non so che cosa sia, questo è il fiume Cetina che poi sfocia in mare. Andate avanti, fermo la macchina. Sì. Oscar! Vai! Siamo in un punto sosta per ammirare questo spettacolo di paesaggio. In fondo c'è la riviera di Makarska e di fronte qui ci sono le isole che si trovano davanti a Spalatoni. Andiamo a vedere cosa fanno gli altri, perché li vedo tutti abbastanza attenti sul cellulare. Per esempio Oscar oggi mi ha detto che ha lasciato la carta d'identità a casa nella fotocopiatrice e oggi andremo con le foto della carta d'identità. Speriamo di riuscire a passare senza Elena, problemi. Qual è stato il tuo pensiero? Ma che lì! No, veramente eravamo lì in albergo, dove cacchio è? Perché non la levo mai dal portafoglio. E quindi è stata una sorpresa non trovarla. Dico, ma dov'è? E siamo stati là un po' quella prima sera d'albergo, di dov'è? Niente, poi quella ha preso lo stesso la patente, andiamo di sopra, e lei gli è venuta in mente che un mesetto fa gli ho dato a mio figlio per far fare la fotocopia. Ed è rimasta lì. Io mi sono dimenticato. Quindi questo per dire che prima
di partire, controllare tutti i documenti. Mia moglie mi fa sempre un paiolo tanto, e però ha imparato. Hai ragione. Quindi vuol dire che lei non ti ha fatto il paiolo abbastanza grande. Ai ai ai, il tempo sta cambiando. Ed ecco che siamo entrati nella riviera di Macasca. Freschino, non so quanti gradi ci sono, 15 gradi e mezzo. Eccoci a Trela. Questa è Bashka Voda, altra località abbastanza gettonata di questa riviera, che in estate si affolla come non mai. Bene, abbiamo recuperato Carmelo perché avevo sbagliato strada, mi sono fermato di lato per aspettare tutti, però Carmelo non ci ha visto, probabilmente è andato dritto. Però vabbè, insomma, cose che capitano. Strano che in un giro con così tante moto non sia già capitato più volte, quindi tutto bene. Adesso stiamo salendo su per Biokovo e quindi abbiamo lasciato la strada, la magistrale, la D8. Adesso con questa strada ci dirigeremo in Bosnia, la tuta antipioggia è dietro che mi aspetta, però insomma è già andata bene così, magari ci facciamo la testa per nulla, ma le prospettive non sono delle più rose. No, siamo ancora in Croazia. Fino a quando non vedi una dogana, sei ancora in Croazia. Hanno l'ansia della Bosnia, eh? Si vede? Sarà? Vedo la Bosnia! Ci siamo vestiti per l'antipioggia e tutto il resto. Bosnia. E ha smesso di piovere. Vabbè, pace. Arriveremo in Bosnia. Prima o poi ci arriviamo. Centro di Mostar, adesso vedremo il ponte, questa è la strada. Bravo! Ragazzi, dura, adesso il tempo è migliorato, stiamo svestendo di nuovo. Tra mezz'ora arriva il temporale, no, ma oggi è così. Sono venuto, mi dispiace che non siamo riusciti a fare tutto il itinerario. E vabbè, è andata così, è importante arrivare. Bene, anche in Croazia ci hanno rifermato,
richiesto il libretto della moto e ovviamente il documento che arrivavamo dalla Bosnia. Speriamo di non perderci le partite ora con oggi.